In verità la navetta è cambiata solo relativamente alle frazioni. La navetta del lungomare è rimasta identica perché comunque copre gli orari giusti e fa avanti e indietro su tutto il lungomare per servire gli alberghi. Relativamente alle frazioni, abbiamo raccolto tutti i suggerimenti costruttivi che sono arrivati dai cittadini, dai presidenti dei consigli di quartiere. Inizialmente avevamo accolto solo quelli che erano venuti, poi ho fatto un invio, un contatto, ho chiesto un invio a tutti i rappresentanti dei consigli di quartiere e dopo numerose rielaborazioni abbiamo tirato fuori il nuovo orario che speriamo accontenterà la maggior parte degli abitanti nelle frazioni. È chiaro, tutti è impossibile, però diciamo credo ad oggi non c'è stata nessuna segnalazione, l'abbiamo sottoposta al vaglio anche insomma, dei referenti dei consigli di quartiere e ad oggi sembra che non ci sia nessun problema. Ecco, assessore, possiamo fare già un bilancio di come sta andando ovviamente la vicenda bus navetta in questo inizio di consigliatura del sindaco Nugnes? Beh, allora, il bus navetta è stata una novità, un recupero del passato, un'iniziativa che era stata fortemente chiesta, soprattutto quella delle frazioni. In verità, però, insieme alla consigliera Vannucci stiamo lavorando per un trasporto pubblico locale, perché la navetta ritengo che debba essere poi un servizio, tutto l'anno, quindi servire le frazioni tutto l'anno con un servizio decisamente più capillare con orari frequenti, e questo lo si può fare solo attraverso un trasporto pubblico, non certo una navetta.